Allora, ragazzi, ho trovato Dugong mentre stavo farmando. Il problema è che sono messo un po' male con le. Con appunto gli attacchi, perché li ho usati, diciamo, un po' all'ultimo momento. Quindi adesso vediamo un secondo se riusciamo magari con Venusaur a fare qualcosa. Dugong potremmo anche utilizzarlo forse alla Lega con Derek. Vedremo un attimo, vedremo. Stavo pensando quasi quasi di utilizzarlo alla Lega. Allora, Ratchet Alberto, Foglia Lama, taglio. Facciamo taglio, vediamo se gli facciamo poco danno. Ottimo. Quindi facciamo un paio di volte taglio, giusto da portarlo a un buon punto. E poi dopo proviamo a prenderlo, ragazzi. E vi faccio vedere anche dove l'ho preso, perché naturalmente lo prendo in un punto determinato. Perché se sto farmando in un punto, boh. Comunque, se ve lo state chiedendo, sono le isole marine. Sono dentro la grotta, per esattezza. Ok, e me l'ha shottato, perfetto. Ok. Usiamo Butterfree, che è l'unico che c'ha sonnifero. Perfetto. E lo prendiamo, ragazzi, così, tranquillamente, proprio. Speriamo almeno che non sia troppo insistente. Allora, Mega Ball, se riusciamo a vedere, vediamo un po' con la Mega Ball, altrimenti usiamo la Ultra Ball. Vediamo. E 1, e 2, e 3. E ragazzi, l'abbiamo presa. Abbiamo preso Dugong. Perché sì, ce l'avevamo già, però Dugong ci mancava ancora. L'evoluzione di Seal. Dugong, Pokémon Otaria. 1,7 metri, 120 kg. Accumula energia termica nel suo corpo. Nuota a 8 nodi costanti anche in acque molto fredde. Ok, allora Dugong lo trovate per esattezza, ragazzi, qua. Vedete qua dove avevamo bloccato il flusso dell'acqua dentro al, diciamo, a questa specie di isoletta. Sempre nelle isole spumarine, vi faccio vedere dove sono. Guardate dove siamo. Ah, qua non posso farlo, è vero. Vediamo se ve la posso far vedere dalla mappa. Che così vediamo un attimino. Mappa città. USA. Ecco, siamo lì dentro. Lì dentro vi ricordate che c'era tipo una specie di grotta? Sono in quella grotta lì, praticamente. Sono verso l'uscita, naturalmente. Però magari riuscite a trovarla. Ok, ragazzi, Koffing, come vedete. Siamo naturalmente sull'isola spumarina, in questo caso qua, nella villa Pokémon. Ok, vediamo un pochettino se riusciamo a prenderlo così, va? Tanto lui sta dormendo, io gli sparo anche una Ultra Ball giusto per non avere dubbi, vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. 1, 2, 3. E l'abbiamo presa, ragazzi, ed è anche Koffing qua con noi, yeah! Non sapevo ci fosse comunque qua alla villa Pokémon. Koffing! Koffing, Pokémon Velenuvola, 0,6 metri, 1,0 kg, cioè un chilo praticamente pesa. Siccome accumula vari tipi di gas tossici nel suo corpo, può esplodere senza preavviso. Ok. E quindi, ragazzi, abbiamo preso anche Koffing, abbiamo preso. Ebbene sì, e vai. E come vedete, siamo all'isola, siamo, come vi ho detto, alla villa Pokémon. Allora, ragazzi, siamo sempre alla villa Pokémon. Ho trovato Mach, quindi cerchiamo di prenderlo in qualche maniera. Ora, il problema è che non so se con morso gli faccio troppo danno, quindi io andrei, riproverai un secondo ad usare Butterfree, così lo addormentiamo e cerchiamo di prenderlo sempre senza combatterlo, perché ho paura che altrimenti è un casino. Anche perché vorrei prenderlo anche Mag, se si può. Che poi lo chiamo, ma in realtà è Mac. Io lo chiamo Mag, non so perché lo chiamo Mag. L'ho sempre chiamato Mag anche da ragazzino, quindi. Per me Mag rimane sempre con la G al posto che con la K. Non so perché, non chiedetemi. Però comunque, uno. Uno e basta. Ok, riproviamo ragazzi. Perché non vorrei fargli danno. C'è Pokémon troppo alti di livello per far danno su sto qua. Cicettino ti vogliamo prendere, quindi su. Uno. Due. Tre. E l'abbiamo preso finalmente. E anche Mac è preso, ragazzi.
Mac, Pokémon Melma, coperto di membri ripugnante, è così tossico che persino le sue impronte sono velenose. Ah già, 1,2 metri e 30 kg. E siamo sempre alla villa Pokémon, ragazzi, quindi non siamo da nessun'altra parte se non alla villa Pokémon. Allora, ragazzi, rieccoci. Ho trovato un ditto. Attenzione. Prendo direttamente la Ultra Ball senza star troppo lì a fare, perché ho paura che altrimenti inizia a farci del mazzettone e non è bello. Ecco, appunto. Adesso vi farò vedere anche dov'è che si prende il ditto. Forza ragazzi, ce la facciamo prima o poi, ce la facciamo. Siamo lì per prendere anche ditto. Assolutamente. Uno, due, tre. E l'abbiamo preso finalmente. Ditto è catturato, ottimo. Allora, ditto, Pokémon mutante, 0,3 metri, 4,0 kg. Può copiare il codice genetico del suo nemico e trasformarsi nella sua copia perfetta. Ok, perfetto. E anche ditto l'abbiamo preso. E ci troviamo esattamente, se vi ricordate, che vi avevo detto che mi sarei venuto qua a livellare. Aspettate che... Perché sto comunque vedendo sempre se ci sono Pokémon vari che abbiamo lasciato indietro. Siamo in questa parte qua, nel percorso 13, vedete, quello che porta praticamente a Fucsiapoli. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Pokémon Verde Foglia qua su Vanessa in TV, naturalmente insieme ad Erechino. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo tornati, yeah! Ebbene sì, ragazzi, siamo a Smeraldopoli. Ebbene sì, vi facciamo vedere giusto così sulla mappa, così lo sapete. Perché siamo a Smeraldopoli, Derek? Perché adesso cosa ci tocca fare? E adesso è arrivato il momento che tutti aspettavate, ovvero dobbiamo raggiungere la Via Vittoria per arrivare poi all'altopiano blu e affrontare i Super 4 e quindi Esatto, battere la Lega. esatto. Il Allora, momento ragazzi, topico. come vedete abbiamo cambiato i Pokémon, perché adesso praticamente abbiamo Dewgong in squadra. PG8 l'ho lasciato un attimo Derek, più che altro perché poi dopo, tanto c'è Raichu che è a livello 60, quindi ce ne freghiamo bellamente e lo mettiamo poi direttamente in Lega, perché se ci dovesse servire il volo almeno ce l'abbiamo, PG8. Per quello per il momento l'ho lasciato dentro. Sì, ho fatto Comunque, benissimo. ragazzi, modificata tutta la schermata, quindi come vedete abbiamo Dewgong in più, adesso ci abbiamo PG8 solo per quel motivo lì, e adesso, Derek, andiamo a divertirci un pochettino nella nuova zona. Mettiamo davanti, direi, Gyarados, che magari è meglio per il momento. Naturalmente non ho livellato eccessivamente perché dovrei livellare tecnicamente qua nella zona vittoria, ma perché fuori dalla zona vittoria si livella un po' piano. Quindi adesso vediamo un Sì, pochettino. purtroppo sì, lì almeno ci sono i Pokémon a livello più alto e quindi è sempre Attenzione, che meglio. cattivo! Derek arriva così senza neanche dire niente, c'è cioè, così. Va bene, Così, cioè, arrivo di botto, tipo all'improvviso. Cosa? Ash, che sorpresa vederti qui. ci stavo aspettando lì dietro, in È realtà. così, vai alla Lega Pokémon. E hai anche tutte le medaglie, fantastico! Allora ti sfido, Ash, in preparazione alla Lega Pokémon. Attenzione, ragazzi. Cominciamo! Ok, va bene. Allora, se vuoi che ti facciamo il culo anche a te, facciamo il culo anche a te, non è un problema. Ma Vai, non c'è problema, siamo qui a posto. soprattutto, ma come cazzo li porti sti capelli? Cioè. Pure. Madonna, sono messi molto peggio dei miei in E questo anche dei momento. miei. Ok, Madonna. Pidgeot Insomma, adesso subito. Pidgeot. Cattivo. Attenzione, abbiamo imparato Iperraggio Sì, con nel Gengar, che è frattempo molto sì. devastante. Abbiamo imparato anche Iperraggio, perché naturalmente mentre stavo livellando, ragazzi, si imparano anche nuove mosse. Tra l'altro, Derek, Esatto. abbiamo trovato anche dei nuovi Pokémon, che adesso ti dirò mentre intanto battiamo malamente, il nostro buon amico Gary. Allora, abbiamo trovato Koffing, che dopo averlo bullizzato l'abbiamo anche preso, naturalmente. Sì, ci stava, Ci stava, ci assolutamente. stava. Poi abbiamo trovato. Fammi ricordare che abbiamo trovato ancora. Mac. Mac, ok, sì, che anche quello. Ok, è un bel E Pokémon. Dewgong, appunto, che E ovviamente ce l'abbiamo adesso Dewgong. in gruppo, giusto, giusto. Ok, molto bene, molto Quindi ne bene. abbiamo trovati un po', ne abbiamo trovati, ragazzi. Un bel po', sì. Ci sta, ci sta.
con iperraggio non c'è un cazzo da fare, mi spiace, ma Gyarados avendo l'attacco è enormemente alto, con iperraggio sciocchi praticamente tutti. Sì, esatto. Un po' come Flareon, anche Flareon c'ha l'attacco altissimo, quindi... Esatto, tra l'altro, prima di iniziare, ragazzi, ho messo alcuni oggetti che avevamo, tipo nell'inventario, li ho messi ai vari Pokémon per poterli potenziare in base al loro tipo di attacco o altro. Ad esempio, ho messo l'artiglio che sarebbe per attaccare per primo, l'ho messo a... come si chiama? A Butterfree. Perché visto che Butterfree di solito c'è la possibilità che attacchi per secondo e non mi piace molto, visto che è quello di solito che prende più danni, Butterfree. Allora ho preferito mettergli l'attacco per primo. E in più ho messo anche occhiali scuri che sarebbero per potenziare gli attacchi di tipo buio a... mi sembra Flareon, perché lui avendoci morso... Perché c'è morso, sì, che è di elemento buio, sì, così esatto. Fa più danni. Hai fatto bene. Poi, altra... Perché si è alzato tantissimo l'attacco speciale, vai di iperraggio. No! Niente. Maledizione! Divinazione. Fa divinazione, vabbè. Ok, anche se è comunque a rischio, non sto carico. Allora, poi ho fatto una cosa furba. Butterfree gli ho fatto imparare psichico. Così almeno c'ha un attacco più potente di psicoraggio. Almeno, dai, ok. Fatto bene anche quello, ottimo. Così almeno ci siamo un po' messi un po' meglio, ragazzi, per quanto riguarda appunto poi la Lega, perché poi la Lega dobbiamo essere al meglio delle possibilità, assolutamente. Esatto, ah sì, questo è ovvio. Certo. Ah, qua ci ha battuto. Anche perché Super 4 sono una bella sfida, ovviamente. Sì. Allora, andiamo di Venusaur, andiamo, direi. Sì, oddio, sì. Con lui conviene lanciare lui. Sì, vai di Venusaur, sì. Vediamo un po', tanto volevo imparare anche solo a raggio con Venusaur, però non l'ho usato perché probabilmente l'ho imparato da solo. Proviamo Radicalbero, che non abbiamo ancora provato. Esatto. E questo dovrebbe comunque fargli danno. Sì. Buono. No, considerato che è volante lui, quindi in realtà non è... Cioè sarebbe debole come attacco, ma come vedi purtroppo qui c'è il problema che essendo un attacco forte come iperraggio dopo deve ricaricare. Certo, quindi, vabbè, però lì. Però di solito Radicalbero è veramente fortissimo, quindi... E niente, ci fallisce. Però tecnicamente ci fa poco danno, per fortuna. Già, sì, con idropompa sì, con idropompa sì. Però... Anche se ha usato pioggia danza per potenziarlo, comunque non è abbastanza. No, no, assolutamente. La difesa speciale di Venusaur è altissima. Mizzica, 2062 di esperienza. Charizard, mi sembra giusto che abbiamo un Pokémon di tipo fuoco per ultimo. Certo, abbiamo il suo terribile Charizard che purtroppo sarà un problema. Sì. Anche perché non c'è, tanto dovevo ricaricarmi, quindi niente, ci ha battuto Venusaur, va bene. Beh, a me non importa, tanto abbiamo un altro Dewgong qui che ci sta aspettando. Però non c'ha attacchi di acqua, ha solo attacchi di gelo. Beh, però funziona lo stesso perché funziona? Lui è volante, quindi funziona lo stesso, funziona lo stesso. Ah, e a Dewgong naturalmente gli ho insegnato Bora. Vabbè, ovviamente. Perché ovviamente l'attacco più potente che esista di tipo ghiaccio, quindi è il minimo. Sì, visto che ce l'avevamo. Esatto. Conviene ovviamente insegnarglielo, certo. Sì, sì. Vediamo. Dovrebbe fargli un bel po'. Brutto colpo. E l'abbiamo anche congelato. Congelato, guarda, che culo. Grande, ragazzi. Grande. Allora vai. Adesso puoi fare quello che vuoi con lui, praticamente. E vai. L'ho portato solo fino a livello 50, perché non ce l'ho fatta coi tempi ad arrivare oltre con Dewgong. Però intanto comunque livello 50 va bene, dai. Tanto anche perché comunque la Lega inizia, mi sembra, dal livello 52-53, roba del genere. Quindi i primi, diciamo. Sì, sì, non so. Cosa? Mi sono solo distratto. Certo. Certo. Perdere mi ha fatto bene. Ora sono pronto per la Lega. Pokémon. Ash, devi fare più allenamento. Ma questo lo sai. Me ne vado ora. Ci becchiamo in giro. Cioè, devi fare più allenamento. Ti abbiamo appena battuto, devi fare più allenamento. Cioè, scusa.
Sì, lui deve sempre fare il figo, che quando è lui che ha perso male, le ha prese di brutto, cioè niente. Tra l'altro non mi ricordo se poi alla fine della Lega Pokémon dopo lo rincontriamo di nuovo lui, sinceramente, non lo so. Non ricordo sta cosa. No, non ricordo. Ok, perfetto. Naturalmente sono tornato di qua a ricaricarmi un attimo perché ci serve assolutamente di caricarci. Lasciamo sempre Gyarados per primo perché adesso poi che entreremo nella Via Vittoria avremo bisogno di Gyarados perché ci saranno Pokémon di tipo roccia, se non ricordo. Ah, aspetta, questo qui non l'avevamo visto, sai? Cosa fa? Sì, qua c'è il tizio che dovrebbe insegnarti una tecnica tipo, mi sembra che sia Mangiasogni, se no è un'altra. Oh, devo essermi addormentato sole. Ho sentito che un Drowsy si mangiava i miei sogni. E ho imparato anche a mangiare i sogni. Mi faccio paura da solo. Vuoi che segni questa capacità ad uno dei tuoi Pokémon? No. No. Niente. Lui e basta. Niente, basta. Quando è andato così. E qua abbiamo preso anche una pozione, già che c'era. In questo caso non l'avevamo presa l'altra volta. Ok, perfetto. Allora, iniziamo la mia vittoria, Derek. Passo di qua perché là, sicuramente l'erba cioè, ci beccheremo qualcuno. Sì, no, andiamo di qua così evitiamo, esatto, l'erba dove ci sono Pokémon deboli che abbiamo già visto. Lega Pokémon, ingresso principale. Attenzione. Oh, ma questa è la medaglia sasso! Passa pure! Sì, perché l'abbiamo tirata in fronte il sasso, capito ragazzi? E l'ha proprio, esatto, lanciato per dire, ehi, ce l'ho, eh! Puoi passare solo se la medaglia cascata. Oh, è la medaglia cascata. Benissimo, passa pure. E niente, questi qua tutti così, niente. Puoi passare solo se hai la medaglia tuono. Oh, è proprio la medaglia tuono. Benissimo, passa pure. Ok, di qua che devono bloccarci niente. La strada. Sì, infatti, cioè, boh. Le persone, cioè. Puoi passare solo la medaglia su arcobaleno. Scusa per la mia voce, mi hanno appena castrato. Oh, è la medaglia arcobaleno. Benissimo, passa pure. Infatti, ci penso. All. Vai, vai, adesso andiamo di surf. Ah, questo per forza darci così. Puoi passare solo se hai la medaglia anima. E poi, oh, è proprio la medaglia anima. Benissimo, passa pure. Ok. Un'anima ispirata per quello. Esatto, ci stava, ci stava. No, la cosa bellissima è che almeno qui le guardie, vorrei far notare sta cosa, che qua almeno le guardie stanno in una spiaggetta, no? È vero. Nell'originale erano tipo a nuoto e io pensavo tutte le volte, ma questi stanno a nuoto tutto il tempo. Sì, sì, per far passare la gente, se si mettono a nuoto si mettono lì belli in panciolle. Tipo, non lo so, che ansia. Vabbè. Vuoi passare solo se hai medaglia palude? No, oh, è proprio medaglia palude! Benissimo, passa pure! Questa oddio, muoio. Niente. Stranamente non abbiamo beccato neanche un Pokémon d'acqua che ci ha rotto i coglioni. È un evento, penso. Incredibile! Allora, qua, ragazzi, farmerò poi io, cercherò qualche Pokémon, perché c'è qualche Pokémon qua, ma poca roba, fuori video, come al solito. Okay, andiamo direttamente. Sì, vedremo poi come... Puoi passare solo se hai la medaglia vulcano. È proprio la medaglia vulcano. Benissimo, passa pure. Lol. Andiamo a fare le voci un po'. Ok, ci sta, ci sta. Qui ci sono altre erbette, vabbè, sono sempre lì, ok? Yo! Puoi passare solo se hai la medaglia a terra, yo! Oh, è proprio medaglia a terra, yo! Benissimo, passa pure, yo! Yo! Niente. Ingresso via Vittoria, Lega Pokémon. E qui abbiamo l'ingresso appunto alla via Vittoria che ci porta poi, ci porterà qua, esatto. Esatto, stavo pensando però che abbiamo fatto una cavolata. Esatto. Cazzo, Raichu c'ha gli altri due perché, cose per perché muovere. Perché Raichu qua con forza ci serve. E niente ragazzi, si torna un attimino indietro, si torna. LOL. Ho tolto l'unico Pokémon che non dovevamo togliere. In effetti, però effettivamente sì. Non ci ho pensato, non ci ho pensato che ci servivano. Anch'io ho pensato, siamo un girettino con Pidgeot, dai, ci sta. Sì, tanto facciamo veloci, ragazzi. Sì, sì, sì. Andiamo il nostro Raichu. Ok, ragazzi, rieccoci. Scusate, ma abbiamo velocizzato, cioè ho staccato direttamente da qua, così almeno eravate tranquilli e via. Niente, abbiamo ripreso alla fine Raichu e Raticate, cioè Raticate sì, vabbè. E l'altro l'abbiamo lasciato giù. Allora, qua dobbiamo portare quel masso lì sopra. Come al solito vediamo un po' se ci sono dei Pokémon che
ci rompono le palle o meno. Allora, no, direi che andiamo abbastanza tranquilli, Derek. Se proprio ci attaccano che vogliono combatterli, combattiamo, altrimenti lasciamo... Sì. Assolutamente. Esatto. Allora, praticamente questo masso qua farà sì che... niente. Se lo mettete su quello lì bianco, diciamo su quel gettone bianco, tra virgolette, dovreste appunto liberare la... quella specie di transennina di roccia che c'è lì davanti, che adesso vi facciamo vedere. Subito qua davanti, vedete che c'è quella specie di transennina lì, quella lì davanti proprio a voi. Esatto. Bisogna metterci il medaglione, cioè questa, diciamo, questo masso sopra il medaglione. Questo masso sopra, esatto, in modo tale da attivare che, insomma, il tutto, perché sembra tipo una specie di bottone. Quindi esatto. Devi mettere qualcosa sopra per fare in modo che tu possa passare oltre, sì, esatto. Assolutamente sì. Ok, vai. Qua penso che siano sempre gli stessi. Vediamo un secondo solo, ragazzi, prima di toglierli, perché altrimenti poi mettiamo il repellente. Però per il momento vediamo solo se ci sono sempre gli stessi o meno. Sì, Geodude, qua c'erano Pokémon di roccia che abbiamo tutti. Tecnicamente li abbiamo tutti, quindi non dovremmo neanche avere problemi. Cioè potremmo anche tecnicamente usare il repellente qua, ragazzi, attenzione. Ok, sì. Non si può andare, va bene. Non si può andare. Andiamo giù di qua. Attenzione. Mi chiedo se sei all'altezza di lottare con me. Non lo so, va bene. Oh. Non so, cioè, vediamo. Cioè, vediamo. Se metti tutti. Naomi. Persian. Naomi, niente. Ma non Persian, così già comincia un Persian. La prepotenza intanto di Gyarados si fa sentire, ragazzi. È prepotente Gyarados, è prepotente. Ira di drago, dai. Vediamo un po'. Se gli facciamo un po' di danno. Poco. Finta. Finta non dovrebbe poco. Essere problematico così. Vai, tanto. Idropompa, via. E muori. Aumentiamo un po' il danno. Esatto. Ottimo. Incariamo la dose. Ok, molto bene. Ponita. Questo aggiunge secondi. Surf. Basta quello. Sì. È basso di livello. Ottimo, 57 anche Gyarados. Ottimo, ragazzi. Dai che riusciamo almeno a farci gli ultimi livelli per prima della Lega. Rapidash. Attenzione, ragazzi. Andiamo Rapidash. Anche Rapidash. Rapidash, visto che è più potente. Ecco, appunto, fallisce. Ti pare. Meglio farci comunque un idropompa. Sì, anche se probabilmente qua anche qui bastava forse un surf. Perché comunque dici? È a livello 42. Lui è al 57. Quindi forse bastava anche un surf. Può darsi. No, più che altro perché su quelli evoluti tendo sempre a fare quelli un po' più potenti di attacchi. Sicuramente l'ultimo è un Ninetales, secondo me. Ma anche secondo me, sai, io... La butto lì. Vediamo se sarà un Ninetales o meno, ragazzi. 50x50, vediamo. Ninetales, c'avevamo ragione. Quanto è scontato. Ci sta. Sì, poi dei Pokémon di tipo fuoco, tra l'altro, qua dentro... Boh, è strana come cosa, perché comunque questa qui è una caverna di tipo roccia. Vedi, infatti, che non fa il surf, non ha... Ha resistito per uno. Vabbè, sì, perché hanno una difesa più alta, quindi vabbè. Però sì, di solito basta. Più che altro perché Gyarados ha un attacco speciale non altissimo, forse per quello che non gli sciotta completamente con questi attacchi. Può darsi. Beh, comunque intanto arriviamo. Battuta. Ho perso tutto! Vedi? Non dico cosa succede a scommettere troppo? Non è quel problema. LOL. Giocare così mi sembri forte, dimostramelo. Attenzione, vediamo un pochettino intanto come si chiama il cicettino. Ci sfida, è cazzuto. Rolando. Attenzione, Rolando. Che no. Rolando è bellissimo. Oh, LOL. Guarda, se manda un Raticate, guarda, aspetta che ho paura. Ci stiamo cacando sotto in effetti, oh, ragazzi. Fa attacco rapido. Attenzione, attacco rapido di Raticate. Mamma mia, che paura, c'ho tanto 10. Shottato Raticate. Mamma mia. Praticamente basta usare Surf e siamo tranquilli. Ivysaur.
Ecco, i visor essendo d'erba, purtroppo con l'acqua non riusciamo a fare granché. Facciamo i Lady Drago. Che tra l'altro il Lady Drago è anche un mezzo tipo attacco fuoco, tecnicamente il Lady Drago, perché da quello che sembra sembra tipo un tipo un attacco fuoco. Anche se in realtà non è che gli faccia questo danno. Oddio, sì, ne... cioè misto, nel senso che sì, la forma sicuramente, però beh, è di tipo drago, però la rottura diciamo di Lady Drago è che toglie sempre quel quantitativo di HP, cioè sempre toglie sempre 40 HP, a prescindere dal livello in cui sei. Però diciamo che all'inizio era del drago molto utile come attacco. Ah beh, sì. Ma boh, ragazzi, sto facendo il parraggio. Ormai la ricolo. Sì. Effettivamente. Continuiamo a fare il parraggio perché ci arrivano sempre Pokémon che non possiamo utilizzare i nostri attacchi. Charmeleon invece no, possiamo utilizzare benissimo Surf. Per il Charmeleon possiamo andarci di cattiveria, esatto. Ricaricati. Ah beh, se poi mi fai viso truce, ci stiamo cacando sotto, attenzione. Sì, infatti. Beh, che se vince la velocità di un sacco non è che... non è che cambia. Sì, tanto Gyarados sinceramente è veloce quanto un rampino, cioè... Sì, poi comunque è a livello troppo alto, quindi comunque non... anche se la bassa non Charizard. Riesce comunque ad agire prima. E abbiamo Charizard, attenzione. Qua iniziano a essere già più alti i Pokémon, perché se noti c'ha Charizard, che era quello che parlavamo nello scorso episodio, che infatti abbiamo detto che strano che non hanno Pokémon di tipo evoluto, evoluzione finale proprio. Adesso qui cominciano ad esserci infatti. Beh sì, perché la via vittoria comunque è normale. Infatti ci sta, esatto, è la via vittoria, quindi ho avuto la mia possibilità e l'hai sprecata male. Esatto, io inizierei a usare repellente, ragazzi. Poi al massimo anche questo qui vedrò, poi fare un giro, sì, tanto. Sì, vai di repellente, così andiamo tranquilli. Ok. Anche perché devo tornare nuovo qua e andare laggiù che c'erano delle. Allora, questo è una tua perché devi tornarci un'altra volta, lo so, per prendere quell'altra. Quindi... sì, vabbè, sì, lo so. Facciamo tanto ne così. Prendiamo una e poi dopo prendiamo quell'altra. Dragartigli. Dragartigli, guarda se per caso la puoi imparare Gyarados, Dragartigli, che magari forse Dragartigli è più forte come attacco, sì, drago. Anche secondo me. Porta vedere, MT. Vediamo. Non so se lo puoi imparare, però magari invece sì. Me l'ha messa sopra allora? Forse sopra, vediamo. Dragartigli, la 2. No, non è capace, cazzo, peccato. Peccato. Non era male, perché ho visto che la potenza era piuttosto altissima. Ah, perché infatti stavo pensandoci, stavo dicendo adesso, cavolo, ma è strano, perché Gyarados in Pokémon MMO l'avevo utilizzato da Gortigli, no, non era da Gortigli con Gyarados, ma con Charizard l'avevo utilizzato. Ah, sì, perché in effetti, poi pensandoci, Gyarados non ha gli artigli, tra l'altro, quindi ci sta pure che non possa. Beh, imparare. Oddio, più o meno, perché tecnicamente... aspetta, come c'è? Non mi ricordo come è fatto. Sì, ce li ha gli artiglietti tecnicamente. Non mi sembra che ce li abbia, sai? No. Sta la sensazione di no. Infatti, mi è venuto in mente che forse è una cazzata. LOL. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. Era un attacco drago, magari lo potevi imparare, invece no. Vabbè, niente, dai. Caramella rara, attenzione. Caramella rara, vabbè, comunque che possono sempre servire. Sì, okay. Sì, assolutamente, anche perché comunque prima della Lega sicuramente vedremo un pochettino ancora gli oggetti e vedremo un po' cosa utilizzare. Allora, ecco qua di nuovo un altro di quelli da spostare nel bottoncino. Quindi Derek, esatto. Spostiamo nel bottoncino. Il bottoncino. Nel button! Ah. Spostiamo nel button, ragazzi. Il button, ok. Ok, e si è aperto lì. È aperto qui, guarda. La via vittoria è la prova finale per tutti gli allenatori. Forse anche per te. Ma lasciami vincere, ti prego. Daisuke. Attenzione. Attenzione. Daisuke, bellissimo. È bellissimo, non è figo. Ci sta. Uno così ci sta. Sì, assolutamente. Vado di surf perché abbiamo poco ancora di... sì, forse... sì, gli faccio un po' meno male, però adesso vediamo. Non è super efficace, però... va bene. Molto... tanti cioè, attacchi non sono efficaci, perché sono tutti di lotta, non sei volante, quindi... ci sta, non ci sta. Speranze. Sì. Non ha speranze in nessun tipo. Ok, perfetto. Battuto anche lui. Machop. Machop potremmo riuscire a battere, forse shottarlo. Perché comunque Machop era un po' più forte. Machop è più debole, quindi sì, sicuramente... vediamo, ragazzi, vediamo. Per non avere problemi, sì. Infatti la shottiamo.
Comunque adesso finora, ragazzi, avete visto che non abbiamo avuto problemi più o meno con i Pokémon. Adesso alla Lega tranquilli che cambierà tutto. Con la Lega dovremmo usare i Pokémon con molta intelligenza. Esatto. Mischierare quelli che giusti. Sì, con molta parsimoniosa, diciamo. Esattamente, esattamente. Ok. E anche Machok è battuto. Ai ai ai, ti ho detto di farmi vincere, sei uno strunzo. Lol. Sì, repellente. Ok. Allora, intanto ci prendiamo la Pokéball che c'è qua. Terrempesta. Ah, Terrempesta. Vabbè, non è particolarmente utile come attacco. Ah, vuoi sfidare Super 4? Può darsi, può darsi. E allora? Cioè, vuoi dire, perché non si può fare? Non ho capito. Ok, Nelson si chiama. Abbiamo Drowsy. Ha lo stesso nome di una pizzeria qua da me, si chiama Nelson. Ah, sì? Sì. Non conosco nessuno che si chiama Nelson. Storiche della città, perché è una delle pizzerie più antiche della città, quindi... Psikamisu. Ma cosa... Psikamisu è bellissimo come attacco. Oddio, cioè... Sì, beh, infatti è bruttissima detta così, tra l'altro. Sì, però si chiama così l'attacco, non ne posso niente. Vabbè, ok. Non ho tirato neanche battuta, la cosa bella, cioè. Ma vabbè, ok. Niente. Ma sì, non muori. Via. Bastarda. Ok. Ma non esiste. Ma cosa fai, botti in testa, che sei capace. Andiamo di surf, va, perché... Vai, vai. Meglio. Ottimo. E anche Hypno è battuto. Poi Kadabra, ragazzi. Qua sono tutti i tipi di Pokémon psico. Psico, esatto. Kadabra. Tra l'altro, come state notando, ragazzuoli, se vedete bene, questi nemici che stiamo incontrando qua, questi allenatori, diciamo, hanno tutti Pokémon di vario tipo. Non solamente di tipo roccia o di tipo acqua o altro. Hanno proprio... Sì, sì, sì. Gli allenatori sì. Perché ti stanno, diciamo, un po' portando a dire, ok, tra poco vai alla Lega Pokémon, alla Lega ci saranno vari tipi di Pokémon, non solamente quelli che ti aspetti, diciamo, in un determinato posto, come ad esempio qua che uno si immaginerebbe solamente Pokémon di tipo roccia, magari, o terra, diciamo. Sì, 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 è chiaro che ti spronano a usare varie tattiche, ovviamente. Certo, cui... assolutamente. Vabbè, comunque. Vabbè, battuto anche questo qua, intanto, nel frattempo. Vabbè. Nelson, mi hai sconfitto! Ok, è battuto. Sì, siamo accorti. Perfetto. Tranquillo. Allora, andiamoci a prendere qua la Pokéball. Cura totale, che non guasta mai. Queste servono sempre. Questo? Forza, ti darò una bella lezione. Scusa, non ti avevo visto, però. Stavo correndo. Perché c'ha le caleca in mano, Vincent. No, è su. Vincent, no. Cioè? Vincent. E niente. E ha un Persian. Sì, i Persian, ho notato che poi i Persian, cioè c'hanno tantissimi Persian verso la fine del gioco. Cioè hanno più Persian che Meo, in effetti. Persian è l'ultima evoluzione. Sì. Ci sta tutto. Beh, fa anche male Persian, se portato ad altri livelli ho notato che fa anche abbastanza male. Sì. No, sicuro. Comunque ha un attacco, è molto... Allora, Persian è molto A, se non ricordo male, come statistiche... È molto agile e poi ha un attacco piuttosto alto, quindi sì, dato che è piuttosto agile, tende ad attaccare spesso per primo, quindi è una gran cosa. Questo è una gran cosa. Sì, quello sì. Questo è un po' mio, ha fallito il parraggio, niente. Sì, ci ha fallito il parraggio e andiamo a dire di Drago, l'unica cosa che posso fare. Che se Golda che ci metterà un po', purtroppo, perché... Ovviamente c'hanno gli HP alti, togliendo solo 40, un po' poco, quindi ci metterà un pochettino. Sì, ci servirebbe comunque un attacco nuovo di Drago, ci servirebbe comunque. Un bel attacco di Drago ci servirebbe. Infatti, il problema è che non so, cioè tra le nostre MT se ce l'abbiamo. No, non c'è un attacco di Drago. Non ci sono attacchi Drago, ho già guardato. Quello che abbiamo raccolto, ma che non può imparare. Niente. Yugong, vai. Vai.
Raggio Aurora. Andiamo a Raggio Aurora. Perfetto, battuto. Molto bene. 51, anche ci sta benissimo. Geloraggio. Geloraggio fortissimo. Sì, ovvio che glielo insegniamo. Allora, cosa gli togliamo? Aspetta un po', vediamo intanto quanto fa di danno. 95, ottimo. Quindi, che va a segno? Se va a segno, cos'è che fa puro gelo? Scusami. Puro gelo, se va a segno, va a KO in automatico dell'avversario. Ah, no, allora tienilo questo. Sì, sì, no, teniamo questo qua. Piuttosto allora togli vento gelato, che è più debole di Raggio Aurora, vai, togli vento gelato. Dai. Intanto, avendo geloraggio, c'hai due attacchi potentissimi di ghiaccio. Madonna, geloraggio è più forte. Poi c'hai anche Bora. Sì, infatti. La lezione l'ho avuta io! È vero, l'hai messo te o l'ho detto io? Non mi ricordo. No, no, no.